Lorenzo Baraldi, e uno scenografo, faccio lo scenografo da diversi anni. Quando sono entrato all'Istituto d'Arte di Parma, non ho scelto, ho scelto mio padre. Ha scelto e mi ha detto: io vorrei farti fare la scuola di scenografia, punto. Eppure c'era la scuola di decorazione, la scuola di scultura, c'erano diverse cose. Non so per quale motivo, però mi sono trovato subito molto bene. Ho avuto insegnanti eccezionali che avevano fatto anche loro lo scenografo a Milano, alla Scala, e devo dire che ho avuto questo rapporto con queste persone eccezionali che mi hanno fatto amare questo lavoro, la scenografia. Poi sono andato all'Accademia di Brera, vedevo film a rotta di collo, come si dice, dalle 2 del pomeriggio alle 8 di sera. Dopodiché sono venuto qui a Roma. Per me il cinema era il massimo, quell'epoca poi era eccezionale, il cinema, non vedevo l'ora di arrivare a Roma a 18 anni, a 16, a 17, 18 anni, io sapevo già quello che dovevo fare, lo scenografo, che se poi era teatro o televisione o cinema, poi l'ho scelto dopo, però sapevo già, cioè io volevo fare lo scenografo e ci sono arrivato, con molta fatica anche, dico non è che è stato molto facile, diciamo la verità, però ci sono arrivato. Ne ho fatti quasi 20-25 nella prima parte della mia carriera, dopodiché nel 70-71 ho cominciato a lavorare come scenografo, mi ha incominciato a chiamare qualcuno. E poi c'è stato questo bellissimo incontro con Mario Monicelli nel 1972, avevo 31 anni e non mi conosceva Mario, ma attraverso un produttore mi aveva parlato molto bene di me e sappiamo Mario che ormai era un grande regista. Io ho avuto anche la fortuna, devo dire, di lavorare con dei grandi registi, ma dei registi già importanti. Cioè, Monicelli aveva fatto L'amata Brancaleone, I soliti ignoti, aveva fatto La grande guerra, aveva fatto I compagni, eccetera, eccetera, eccetera. Io arrivo 31enne, e per merito di un produttore che è Pio Angeletti, della Dean Film, e in quel bell'epoca lui lavorava molto con Garbuglia, Mario Garbuglia e Gherardi, e Piero Gherardi erano occupati e ha scelto un giovane. Ha scelto questo giovane che, ma devo dire che la bellezza di questa cosa, l'incontro è stato eccezionale. Il primo incontro è stato quasi, mi ha passato la sceneggiatura col suo numero di casa, di telefono, basta, finito lì la cosa. Il produttore mi ha, a un certo momento mi ha fermato, Mario Monicelli se ne andò in quel momento e mi ha detto queste parole: se fra un mese non funzioni sei licenziato. Queste sono quello, le parole che ha detto Mario Monicelli. Perfetto. Ti puoi immaginare, quasi la mannaia era. Ho incominciato a lavorare e devo dirti che sono rimasto con lui 38 anni e ho fatto 16 film. Ma devo dire che poi è stato anche il lavoro che ho fatto con Dino Risi. Ho lavorato con Scola e con tanti altri, i Taviani, Patroni Griffi, insomma, con Alberto Sordi, che mi ha chiamato diverse volte sui suoi film, come scenografo, e tanti altri. Non è un fatto di film moderno o in costume, la sfida c'è sempre, in particolar modo quando tu cominci a costruire, per esempio ho costruito la piazza del Marchese del Grillo. Questa è stata per me una sfida importante. Però poi ho fatto anche altre cose. Ho fatto per i Taviani, ho costruito una Napoli dell'Ottocento, ho costruito sempre per i Taviani una Russia, una Mosca, San Pietroburgo ho costruito. Anche questa è stata una bellissima sfida, interessantissima. Ma poi posso avere anche in amici miei, ho costruito per esempio tutta la parte della Firenze allagata, poi ho fatto anche delle commedie, allora c'era questa la bellezza che tu facevi la scenografia di una villa o dei ville, rimanevi lì quasi 9-10 settimane a girare e loro te ne facevano costruire, i produttori erano evidentemente molto, molto vicini sia al regista che allo scenografo, che ti facevano come ho fatto con la villa di Io e Caterina, come ho fatto con la villa di Lana tra l'arancia. In tutte queste cose però c'è stata sempre la possibilità di lavorare, di medesimarmi in ogni film e di dare il meglio di me stesso. Dunque, io sono vicepresidente dell'Associazione Scenografi Costumisti.
Noi all'interno abbiamo questo corso di formazione, lo facciamo due volte all'anno, sono 200-300 ore che si vanno a questi ragazzi. Noi insegniamo cinema, non insegniamo teatro, insegniamo cinema e televisione. E a questi ragazzi, è chiaro, arrivano dalle accademie, molte volte da architettura, e non sanno nulla di cinema, perché non le insegnano le accademie, non vengono, questa materia non viene non insegnata. Lo facciamo noi, iniziando dal copione. Facciamo leggere il copione, facciamo i vari fabbisogni, gli spogli, eccetera, eccetera, e poi man mano si arriva al disegno, si arriva al modellino. E iniziamo anche non solamente da quello, ma anche da, andiamo nei laboratori di scenografia, andiamo nei laboratori di costume, facciamo compiere ai ragazzi, evidentemente, che non c'è solamente scenografia e costume, ma c'è l'artigiano. Li avviciniamo al vero artigianato, i falegnami, gli scultori, i formatori, i decoratori, i pittori, sono anche loro dei bravissimi autori. Noi ne abbiamo bisogno come scenografi e costumisti, abbiamo bisogno di loro, perché loro ci danno molte idee, molte possibilità di fare certe cose che forse noi all'inizio lo facciamo su uno schizzo, evidentemente, su un foglio da disegno, però bisogna poi affrontarlo e farlo, e loro ti danno tantissimo. Negli anni 60 e 70 c'erano moltissime coproduzioni e in Italia venivano tantissimi attori stranieri, americani, francesi, eccetera. C'erano queste coproduzioni molto importanti. Voi lo sapete benissimo, Fellini lavorava con gli attori americani, non parliamo di Zeffirelli, non parliamo di Visconti, non parliamo di Antonioni e poi via via anche Monicelli, Comencini, eccetera, eccetera. C'erano queste ottime coproduzioni con diverse in francesi, tedesche, spagnoli, eccetera, eccetera, inglesi, e dove lì entravano quattrini, soldi per fare un film, perché ci vuole. E poi perché portavamo evidentemente questi attori stranieri nel nostro consesso del cinema italiano, ma nello stesso tempo anche i nostri attori o registi, eccetera, andavano in Francia, andavano in altre nazioni. Io credo che a un certo momento in Italia è molto semplice arrivare anche a fare non solamente lo scenografo, ma lo scultore, il pittore. Perché? Perché basta che tu nasci, sei facilitato, appena dalla nascita, tu esci a 3 anni, 4 anni, 5 anni e ti immergi, perché noi abbiamo queste città eccezionali, non solamente Roma, ma tutte le città d'Italia, e ti immergi in un mondo di secoli, che parte dai Romani in poi, e tu leggi e vedi queste cose bellissime, e le assorbi. E poi se tu fai una carriera come cinema, oppure come il teatro, oppure anche come scultore, ossia, questo ce l'hai nel sangue. Vedi, la capacità dell'italiano, di noi, è che l'elasticità. Noi siamo elastici, a un certo momento riusciamo a risolvere qualsiasi cosa, ma in un batter d'occhio, in un giorno, due, dobbiamo cambiare scena, si cambia scena, senza problemi, non abbiamo paura di niente e di nessuno. Non ci blocchiamo.